Benvenuti e benvenute al adesso vi dico che numero 107esimo 107. Nexa Lunch Seminar, che oggi si intitola Deepfake, il cosiddetto revenge porn, catastrofe annunciata o immunità di gregge, che sarà tenuto da Marco Viola dell'Università di Roma 3 e Cristina Voto dell'Università di Torino. Vi dico proprio due parole sui nostri relatori, partendo da Cristina Voto, che è assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Filosofia e Scienze dell'Educazione dell'Università di Torino e collabora al progetto IRC FACETS, che è condotto come PI dal professor Massimo Leone. Lei è docente di comunicazione visiva presso l'Università di Torino ed è specializzata in studi, diciamo, di semiotica del visivo, ma anche di semiotica del digitale, ecco, che ha condotto anche nell'Università dell'Argentina, della Colombia e adesso anche nell'Università di Amsterdam. E anche Cristina, curatrice della Biennale dell'Immagine in Movimento a Buenos Aires. Marco Viola invece è ricercatore a tempo determinato di tipo A in filosofia nel Dipartimento di Filosofia, Comunicazione e Spettacolo dell'Università Roma 3. Lui è esperto soprattutto di filosofia e scienze cognitive, di neuroscienze, di studio delle emozioni all'interno dei paradigmi di queste discipline, e ha collaborato con addirittura la Moscow Pedagogical University, non lo sapevo, complimenti. Arco, l'Università di Siena, l'Università di Torino, dove è stato membro del progetto IRC FACETS per diversi anni. Dunque, lascio a loro la parola. Di solito faccio fare anche il giro di tavolo per presentarsi, ma essendo qui a distanza mi viene un po' scomodo e quindi lascerei la parola ai nostri relatori che si sono organizzati così. Parlerà Marco Viola, a nome anche di Cristina, la quale poi interagirà nella discussione che Esatto. scaturirà poi dopo la presentazione. Quindi Marco, a te la parola e poi ci confrontiamo dopo una mezz'oretta, dopo averti ascoltato, per interagire con te e con Cristina. Perfetto. Io allora vi chiedo conferma che vediate intanto questa presentazione. Sì? Confermate Antonio, Sì, Cristina? confermiamo, ti avevo confermato col dito, perché ho già Vi tolto. ringrazio dell'occasione di essere qui. Come avrete capito, la spartizione del lavoro, detta in modo onesto, è che io dovrò farvi arricciare il naso, insomma, combinare un po' di guai, e Cristina avrà il piacere di risolvere tutti i dubbi che speriamo di seminarvi. Dunque, questo lavoro è nato in effetti a partire da diverse chiacchiere, non dico da bar, ma quasi, che facevamo io e Cristina nel 2021, a proposito di un episodio di cronaca che noi conosciamo bene se abitiamo a Torino, lo incontreremo presto. E cioè, proprio a furia di chiacchierare di queste cose, di rifletterci, queste chiacchiere hanno preso una forma più scientifica e forma che si è coagulata in questo articolo che abbiamo pubblicato a inizio anno sulla rivista di filosofia Synthese e che ogni tanto amiamo descrivere come una controprofezia ottimista. In che senso? Ci arriviamo tra un attimo. Questa è più o meno la struttura dell'articolo, ma anche la struttura di questo micro talk. Andrò un po' veloce su certe cose perché le possiamo approfondire in discussione, ma voglio intanto fare un attimino di chiarimenti terminologici. Avete visto che nel titolo Revenge Porn era tra virgolette. E Cristina mi ha insegnato, e io ho imparato bene, a insistere sul fatto che queste virgolette sono sempre da mettere e la parola revenge porn e l'espressione revenge porn sarebbe preferibilmente da evitare. Quindi un paio di minuti vorrò insistere su questa precisazione terminologica, capire perché usiamo i termini che usiamo e ovviamente cosa significa. E dopo aver così apparecchiato la tavola, sarà tempo nella parte 2 di cucinare un argomento filosofico e semiotico, credo,
ma con qua e là qualche supporto empirico, sia pure parziali per ora, perché i deepfake sono un fenomeno abbastanza recente, e anche se hanno dei genitori, dei nonni che ci danno degli spunti, quindi non ci sono tantissime conferme empiriche. Vi parlerò di alcune conferme che ho raccolto con degli psicologi. Infine, per non pensare che siamo totalmente pazzi, ma solo in parte, ci sarà un momento finale dove ci saranno discussi dei caveat e delle implicazioni, perché la nostra controprofezia ottimista rischia, se letta con un po' di superficialità, di sembrare un po' troppo ottimista e quasi lassista. Ecco, questa è una cosa che noi vogliamo assolutamente evitare, perché il problema è molto serio. Seguitemi in questo esperimento mentale, che magari nemmeno vi costa troppa fatica, perché siete ritrovati anche voi in questa situazione. Immaginate di ricevere una mail, ok, il cui oggetto è una vostra vecchia password. Sapete quando usavate la stessa password e dicevano cambia password, cambia? Ecco, questa password coglie la vostra attenzione. La mail finisce nel filtro di spam, ma non potete ignorarla, cioè la vostra password. E questo sedicente, o questa sedicente hacker, chi lo sa, dice: so che quella è la tua password, subito attira la vostra attenzione. E per tagliare corto, cosa vi dice? Per le prossime 24 ore voi dovete fare tutto quello che vi dico io. Perché? Perché vi ho acceso la telecamera a sgamo mentre stavate visitando dei siti a contenuto pornografico e vi ho registrato mentre vi masturbavate. Che schifo, tra l'altro, i vostri gusti. Ovviamente cosa vuole? Vuole $2,000 in Bitcoin e poi segue tutto un non provare a contraddirmi, se vuoi delle prove che non scherzo, fai così, davvero vuoi rischiare che tua mamma, tua nonna, il tuo cugino... Insomma, questa mail che uno di noi, per me e Cristina, potrebbe aver ricevuto, chi lo sa, potrebbe averci lasciato un po' scosso. E questo scossore si attenua un po', scoprendo che è uno scam, scoprendo che non succede niente, cioè, ma comunque un po' un disagio. Amplificando questo disagio per molti ordini di grandezza, si può forse immaginare il tipo di disagio che provano le persone che sanno che quelle foto esistono, che delle foto compromettenti ci sono e che sono in mano a una persona che potrebbe usarle per nuocerci. Questo è quello che è successo, noi pensiamo, alla musa ispiratrice suo malgrado di tutto questo lavoro, cioè la famosa, la povera maestra dell'asilo di Torino, che vi ricorderete, essendo torinesi, avete seguito le vicende, il suo ragazzo dell'epoca condivide le foto e un video intimo di lei, la chat del calcetto. La chat del calcetto fa proprio il cliché del locker room talk, se lo palleggiano tra di loro, come se fosse così una palla, l'intimità di questa ragazza. La moglie di uno di questi e madre di uno dei bambini lo considera scabroso, lo porta alla direttrice dell'asilo, che sulla base di questo la fa licenziare. Questa è una storia relativamente al lieto fine di, virgolette, revenge porn. Perché? Perché la preside fu denunciata, la mamma anche, dovette risarcire. Ma non c'è stata copertura giornalistica su questo, e spero che non ci sia, ma io non credo che qualsiasi risarcimento economico risarcirà davvero il danno morale, il danno emotivo, il danno del tempo perso. E può anche andare peggio. È andata peggio, ahimè, con la storia di Tiziana Cantone, che ormai un po' di anni fa, a seguito di condivisione dei suoi materiali intimi, vi ha ragione di presumere, sappiamo che è caduta in depressione grave, ha tentato più volte di suicidarsi e ahimè c'è riuscita. L'indignazione del caso Cantone fu l'ispirazione per una legge contro il revenge porn, ahimè registrato senza virgolette nel codice penale, la legge Codice Rosso del 2019. Che ha molti limiti, ma che comincia ad affrontare il problema. Ma, come voi sapete bene, Centronexa, la tecnologia pone problemi e pasticci più velocemente di quanto gli esseri umani possano risolvere. Perché insistiamo? Perché abbiamo scoperto che revenge porn non va bene? L'espressione revenge porn ha due problemi. Il primo è, diciamo, di terminologico concettuale. Non c'è, spesso, in queste cose che vengono chiamate giornalisticamente revenge porn, non c'è nessuna vendetta. Qui uno studio, ad esempio, di sociologia digitale, di gender studies, di ricercatrici olandesi che, intervistando dei minorenni, scoprono che le ragioni per condividere il materiale intimo sono tra le più svariate. Questa ragazza presumibilmente aveva ricevuto delle foto intime non richieste, ok,
e, scioccata, ha cercato di alleviare lo shock condividendolo con le amiche. Guardate quel disgustoso porco cosa mi ha mandato, ok? Quest'altra ragazza invece, così per far capire che la casistica classica sì, è uomo che danneggia donna, e ahimè è una casistica diffusa, ma ci sono anche altre casistiche, quest'altra ragazza di 17 anni, per dare una lezione, quindi con un intento pedagogico un po' distorto a un'amica, le ha diffuso il suo materiale, così impara a... Ci sono casi più agghiaccianti ancora, sono stati documentati dalle ricercatrici Semenzin e Bainotti, che sono anche le autrici di un libro che vi abbiamo consigliato. Silvia Semenzin, l'ho conosciuta, è anche la promotrice in Italia, la main advocate della legge Codice Rosso, di cui pure non è troppo soddisfatta per una serie di motivi che, se volete, veniamo in discussione. Hanno fatto un'operazione molto coraggiosa, una undercover ethnographic operation, cioè hanno finto di essere fruitori maschile di materiale intimo non consensuale, e si sono avventurati nei canali Telegram dove venivano diffusi, e hanno riportato, con modifiche atte a prevenire a tutelare la privacy, perché il dato etico questo imponeva, dei perpetratori di questa diffusione, hanno riportato alcuni discorsi, e i discorsi sono di questo tenore: se quella sgualdrina manda davvero le fotografie in giro, mica siamo noi che dobbiamo essere, come a suggerire che un'intuizione giuridica è: quando mandi qualcosa di internet diventa di chiunque se ne possa appropriare. Quindi non c'è nessuna vendetta in questi e in tanti altri casi, ma anche laddove ci sono degli scenari più classici, stereotipici, c'è lo script giornalistico, lei che lascia lui che per vendetta si vendica diffondendo in etere le foto di lei. Che diavolo sei il conte di Monte Cristo? Dov'è la tua vendetta gloriosa? C'è un effetto di victim blaming nel suggerire che c'è una nel parlare di revenge, si sta già instaurando nell'inconscio l'idea che questa, quella che è la vittima è stata prima carnefice, cioè quindi si sta spostando surrettiziamente su di lei. Quindi per favore non parliamo di revenge porn, a costo di diventare pediste qui, usiamolo solo tra virgolette e correggiamo chi lo fa. Dunque, di cosa vogliamo parlare? Purtroppo dobbiamo usare delle perifrasi un po' lunghe, se volete ci sono gli acronimi, tipo non-consensual pornography, o ancora meglio non-consensual intimate images, diffusione di non-consensual intimate images. Se siete pigri, NCII all'inglese. Questi fenomeni fanno parte di un gruppo più grande di fenomeni, che è stato denominato dai sociologi digitali anglosassoni che sono pionieri del campo, Image-Based Sexual Abuse. Inviare un'immagine privata non desiderata, che di solito nella casistica più classica è organi genitali maschili, in chat, è una forma di abuso sessuale mediato da immagini. Minacciare, come l'hacker di prima, di mandare immagini intime in giro è una forma di abuso. Il fenomeno è grosso. Questi ricercatori hanno fatto una ricerca in Regno Unito, Nuova Zelanda e Australia, un range di età molto ampio, 16-64, e tra gli oltre 6.000 partecipanti, circa uno su tre ha registrato di aver subito una qualche forma di abuso. Okay? Quindi in questa stanza, se aggiungiamo anche i partecipanti virtuali, sarebbero almeno 3, forse 4 persone. E ancora più agghiacciante, uno su 6 ha perpetrato un qualche tipo di abuso. Quindi almeno uno, due qui, se fossimo un campione rappresentativo, si è macchiato di queste colpe. Gli effetti sono pesanti, non sempre ugualmente, perché le persone sono diverse, ma molti delle vittime intervistate sono consapevoli che le immagini possono riemergere, che quando qualcosa arriva su internet è molto difficile sopprimerlo, e provocano un senso di crisi, di minaccia molto grave. Quindi il problema era già grave, con l'arrivo dei deepfakes è ancora più grave. Questa donna cosa ha in comune con quest'uomo? Cosa hanno in comune con quest'altra ragazza e con quest'uomo e quest'ultimo uomo, che ha una risposta sulla punta della lingua da buttare? Non esistono. Esatto.
Certo, voi siete ovviamente un pubblico molto preparato per questo. Loro vengono dal sito che ahimè è stato messo down, ma ci sono già degli emuli. This person does not exist. Sono persone generate artificialmente. I filosofi si stanno interrogando. Non mi metterò a spiegare qui a voi che cos'è una GAN, che cosa fa, intanto perché quella che lo sa fare davvero è che dei due è Cristina, e poi perché comunque siete ingegneri lo posso dare un po' per scontato, dico solo che con le te tecniche moderne oramai è molto difficile riconoscere fotografie delle immagini. È il caso, ad esempio, di questo fotografo che ha partecipato a un contest di fotografie, prendendo delle immagini di persone generate sinteticamente e ritoccandole poi, all'inizio pensando, volevo far vedere, come se fosse l'unico, il primo, l'ultimo, volevo far vedere le potenzialità di questa tecnologia, però mi sono accorto che forse ci fai davvero dell'arte. Quindi, un sacco di scenari eccitanti o preoccupanti se siete dei grafici di professione, dipende un po' dal vostro rapporto con la tecnologia. Ma insomma, quando cominciavamo a parlarne con Cristina nel 2021, non c'erano ancora da lì, Midjourney e tutti questi software. Quando sono cominciati a uscire, sembrava che la nostra controprofezia ottimistica si stesse, i primi pezzi si stavano già avverando. Ovviamente, se provate a usare Crayon, che è il software che ho usato più io, non vi dà risposta a questo tipo, a un input del tipo disegna la mia vicina di casa nuda che mi guarda con uno sguardo lascivo. Ci ho provato questo prompt e escono delle cose un po' tipo di Picasso divertenti, ma ci sono un sacco di software che lo fanno. Questo è un software storico di cui parliamo di più nell'articolo, che lo faceva nel 2019. Input immagine di persona con pochi vestiti, output immagine di donna senza vestiti. E notate bene, ho detto persone in un caso, donna in un altro, perché io ho provato, certo, l'app è stata messa offline dopo 3 giorni, ma tanto su internet 3.000 persone se ne sono accoppiate, c'è il codice su GitHub, quindi io l'ho trovata e l'ho provata sulle mie stesse foto e diventavo un mostro ptuloide con tette che sbucavano dalla maglietta in posizione, perché era settato per produrre output di donna, cioè c'è un bias di genere fortissimo, ok? Nella versione free c'è quel watermark. Teniamolo a mente, che le immagini così prodotte c'è un watermark che serve a dire guardate che questo è un deepfake. Questa è un'altra app più recente, non la nomino perché per etica, ma potreste aver sentito parlare anche di casi molto gravi nei giornali, funziona tramite Telegram. E questa è un'altra app ancora, okay, dove tu fai la lista della spesa e come un big maglione digitale low cost, questo genera una persona, di solito una donna, ma ci sono anche uomini, questa app è un po' progressista, che vengono generate in modo più o meno credibile, il software sta venendo affinato, ok? E è una sorta di porno, immagini porno on demand, ok? Tu setti tutti i parametri. Quindi si sta affermando un nuovo tipo di image-based sexual abuse. Creare deepfake o comunque immagini sintetiche intime che raffigurano, che però ambiscono a raffigurare qualcuno. Un sacco di problemi filosofici sul ma raffigurano davvero me, ma sembra che a me. Oggi tagliamo un po' corto su questo. Il problema contro cui che questo rischia di configurare è un'apocalisse. E ci sono state delle preoccupazioni nelle prime fasi tra il 2000 Il 17, diciamo, quando cominciavano a uscire i video di Gal Gadot, Wonder Woman pornificata, e ci sono state anche proposte di soluzioni. Questi ingegneri asiatici, per esempio, sono andati in qualche convegno promettendo che avrebbero inventato dei software che permettono di dire di un'immagine prodotta da DeepNude, l'app di cui prima, guardate che questo è finto. Quindi, soluzioni tecniche. Noi siamo un po' scettici sul determinismo tecnologico e lo vedremo perché. In ogni caso, gli esperti di EVSA, di cui prima, i sociologi del Commonwealth, hanno già mostrato, esaminando i dati, che già qui c'è poco da fare profezie, c'è da fotografare il fenomeno. E una persona su 8 già ha subito abusi di questo tipo. Diventa una persona su 4, okay, nella comunità LGBT+, che come molti altri gruppi vulnerabili subisce in maniera più intensiva questi abusi. Ora, lo scenario catastrofico che possiamo immaginarsi sulla base di questi pochi elementi è che chiunque abbia una foto di sé reperibile online, quindi
mi immagino chiunque in questa stanza, ma la maggior parte delle persone nei nostri paesi, potrebbe essere, quella foto potrebbe essere presa da quasi chiunque, pornificata. Io potrei fare un selfie in questa stanza e trasformare ognuno di noi qui in un pornostar. E tramite i canali che conosciamo, queste potrebbero avere una diffusione rapida. Quindi tutti potremmo essere soggetti potenzialmente a quel senso di minaccia esistenziale che incombe. O forse, forse anche meno. Ora qui inizia il momento dove, molto velocemente, perché l'argomento è molto intuitivo, le prove non vale la pena spiegarle troppo, diciamo delle cose controverse. L'argomento si compone, siccome la rivista era molto analitica, abbiamo dovuto giocare al gioco dell'essere molto precisi, il più possibile, diciamo, dare un argomento in una forma logica, che si compone di due premesse, che vi riassumo così. Il motivo per cui la gente si prende la briga, invece di andare su uno dei milioni di siti porno che già ci sono, di trafficare delle immagini non consensuali, non è perché sono fatte meglio quelle fatte in uno studio pornografico, è perché hanno una proprietà semantica, non estetica, una proprietà referenziale, e non è l'eccitazione della foto in sé, ma è l'eccitazione della persona rappresentata in quella foto, e la foto è un tramite per accedere a quella persona in un qualche senso. Quindi i deepfake di questo tipo sono, come dire, si nutrono parassitariamente dello statuto speciale che ha la fotografia, che le altre immagini non fotografiche non hanno, uno statuto dal punto di vista epistemico, cioè conoscitivo e emotivo. Ma, premessa 2, questo statuto non è scolpito nella pietra, e quando sappiamo che le fotografie, che i deepfake sono in mezzo alle fotografie, sono immagini, disegni che si travestono da fotografie, senza averne però la storia, la genesi, la storia causale di produzione, ok, che è specifica delle fotografie, che in parte ne motiva questo statuto speciale, più sapremo che questo statuto, più sapremo che i deepfake sono in mezzo a noi, sono la norma, non ci vuole più un equipaggiamento da milioni, migliaia di dollari per farlo, basta un click su quei siti di prima, più tutte le immagini, incluse le fotografie, perderanno il loro potere magico. E quindi le immagini, non solo le immagini di deepfake, ma forse addirittura un po' anche le immagini davvero fotografiche, intime, perderanno il potere di eccitare i perpetratori, toglieranno un po' di motivazioni, e di danneggiare le vittime. Fatemi giustificare queste premesse a spizzichi e bocconi, perché non voglio andare troppo lungo. Qui tagliamo sui dettagli filosofici. Diciamo solo che la nostra attitudine di default, quando abbiamo una fotografia davanti, non è quella dello scettico alla Hume, il personaggio a destra, che dice chissà se questa foto dice il vero. Noi, se una fotografia rivela un gattino, pensiamo che quel gattino sia esistito a un certo punto, ok? Non siamo nell'atteggiamento in cui potremmo essere quando riceviamo una chiamata di ciao. Lo sai che con Amazon, che è l'atteggiamento scettico di default alla Hume, siamo in un atteggiamento alla Thomas Reed, un altro filosofo che epistemologo che si contrappone a lui, per cui è vero fino a prova contraria, ok? E lo vediamo perché vi ho parlato prima del watermark. La versione free dell'app DeepNude mette questo watermark perché sa che il programmatore sapeva che quelle immagini sembrano fotografie e quindi vengono intese come vere fino a prova contraria. Quel watermark è la prova contraria, ok? E tu non avresti il bisogno di mettere un watermark se fossimo tutti scettici alla Hume, ok? Lo metti perché poi lui non è un santone che voleva tutelare la persona, lui è un infame che voleva farti pagare $50 per produrre foto senza watermark, giusto per chiarire. Questo quindi dal punto di vista conoscitivo, noi pensiamo che siano vere. Dal punto di vista emotivo, se voi vedete questa foto, ok, la foto di Chuck Close, e non conoscete la poetica dell'artista, ci rimanete male quando vi dico, ecco, sapete che c'è? Questo è un ritratto fatto a pennello. Close si divertiva a usare gli strumenti classici della pittura per prendere in giro lo statuto della fotografia, ok? E se ve lo dico, voi vi sentite un po' meno in contatto con lui.
se vi invito, ci sono delle complicazioni in questo, perché voi potreste comunque sentirvi in contatto, ma sapere che non siete, potreste rimbalzare tra intimità e no, come davanti a un tompleil, lo sapete che è finto, però sembra un po' vero. E quando questo avviene potete compiere delle azioni che risolvano questa dissonanza cognitiva. Questa è più o meno la dissonanza cognitiva di qualcuno che possa vedere un deepfake e pensare ma è vero o no. Ma in ogni caso la cosa che ci interessa è che se vi invito a casa mia e voi vedete una mia gigantografia di me nudo lì, potete rimanerci un attimino basiti e personalmente un po' disgustati finché io non vi dico ma questo è un dipinto, un mio amico pittore, voleva fare. E verosimilmente sareste almeno in parte... rilassati, cioè vi creerebbe meno imbarazzo mediamente, questo secondo le intuizioni di parecchi filosofi. A cosa ci serve questo? Ci serve perché se entriamo nello specifico delle immagini erotiche, come intuiva la content creator di OnlyFans, Laura Lux, questo tweet che ho visto ritwittato dalle giornaliste che seguiamo su Twitter, lei non teme, ha dichiarato abbastanza di recente, inizio anno, non teme la competizione delle modelle virtuali, perché dice che la gente non è che la segue su OnlyFans perché vuole vedere delle tette perfette, di una modella artificiale, non importa quanto sia perfetta, la gente vuole vedere il suo corpo nudo perché la segue su Twitter, perché sa delle sue vicende, c'è una parasocial connection che descrive negli altri tweet che ho tolto via, che è la chiave del successo per chi fa questo tipo di lavoro, ed è un tipo di OnlyFans, è diverso da Pornhub, eccetera, eccetera, è l'ambito del voyeuristic porn, che deve, non importa che sia necessariamente perfetto, anzi, deve puzzare di verità, mi fate parlare in modo un po' scientifico. Questa cosa ha degli eco negli studi antichi. La violenza, questi sono studi degli anni 70 sulla violenza in televisione, fa male o è catartica? Beh, sembrava in effetti che alcune persone sottoposte, per farla breve, a piccole scosse elettriche dopo aver visto dei video di risse, se gli dici la rissa sono attori pagati, non si arrabbiano. Se gli dici la rissa sono persone che davvero si sono prese al casello delle autostrade, si sono menati davvero, allora sono più agitati, cioè sapere lo stesso contenuto audiovisivo, sapendo, pensando che una cosa sia vera o no, fa un effetto diverso. E recentemente i primi studi di psicologia sui volti, gli stessi volti, di persone reali in questo caso, se tu dici queste sono persone reali, ti fidi di loro, queste sono persone artificiali, ti fidi di loro, il livello di fiducia attribuito alle persone presentate come finte si abbassa. Quindi con un gruppo di psicologi, io mi sono chiesto, con questi psicologi con cui abbiamo già collaborato per degli studi sulle mascherine, ci siamo chiesti se vale lo stesso nel caso dell'eccitazione generata dalle immagini. Cioè ci eccitano di più le immagini che pensiamo essere di persone vere o finte. Quindi abbiamo preso 57 persone nel primo studio e abbiamo mostrato 60 fotografie di modelli o modelle del genere preferito da chi la vede, dicendo... Secondo te è una foto o un deepfake? Previsione, quelli che pensano che è una foto sono più eccitati, secondo domanda è quanto ti senti eccitato o eccitata da questa foto, di quelli che pensano che sia un deepfake. Secondo studio, stavolta siamo noi che diciamo è una foto o è un deepfake. Mostriamo 30 foto a un gruppo e diciamo guarda queste sono foto, guarda questi 30 invece sono deepfake e ci aspettiamo che a questo gruppo eccitino di più le foto rispetto ai deepfake, mentre a un altro gruppo, scusate se alcuni hanno fatto questo test, Antonio non so che era tra i test, e Antonio in realtà mi ha dato una risposta interessantissima poi che mi ha messo in crisi, magari ne parleremo, ha risposto il contrario. Nonostante la risposta di Antonio mi dimostri che non va sempre così, altri un po' sono caduti nel nostro tranello e sembra che sia pur leggermente c'è una sfasatura, cioè ciò che viene pensato nel primo caso o proposto nel secondo caso in cui siamo noi che diciamo è reale, è leggermente più eccitante. Leggermente, perché ci sono mille altri fattori, ma un po' più eccitante, ok? Quindi aveva ragione
Laura Lux un pochino. Ma cosa succede quindi se noi cominciamo a pensare che le immagini che vediamo su internet di default non sono più foto, ma deepfake? Immaginatevi la mail con cui abbiamo aperto, però fatta così, ok? Ti ho spiato mentre ti masturbavi e ho fatto dei fumetti di te che ti masturbavi, ok? No, ho disegnato un sacco, ok? E adesso manderò i miei disegni al tuo indirizzario. Ora, non so voi, ma a me l'esperimento mentale sembra meno pesante, diventa comunque cringe la situazione, ma mi sentirei meno violato se qualcuno mandasse dei miei disegni. Comunque un po' violato, ma ecco. E il fatto ultimamente i filosofi su questo sono molto preoccupati, la diffusione di deepfake farà sì che noi non ci crediamo più, a furia di vedere deepfake, non ci crediamo più che questo che sta parlando è Obama. E facciamo bene, perché questo che sta parlando non è Obama, è quest'altro attore alla destra che è stato con un motion capture rimappato sulla faccia di Obama, ok? E tra l'altro, ero l'altro ieri a Bologna, questo è stato usato in guerra, sono stati fatti dei deepfake, hanno fatto i deepfake del Pentagono che cade e si è scossa la borsa americana, però sempre meno funzionerà questa cosa. Io credo crediamo, anche se con dei limiti. Ma quindi, in un mondo in cui se vedi una foto, non pensi è una foto, ma pensi è o una foto o forse più probabilmente un deepfake, e succede già, perché quando i ragazzini guardano i filtri degli altri ragazzini su Instagram, subito adottano uno sguardo del tipo non quanto è bello, quanto è bella, ma quanti filtri ha usato? Quindi ci sono già i semi di questo scetticismo che sta germogliando. Forse non è più tempo di parlare di una controprofezia ottimista, stiamo già facendo così. E infatti la gente, profezia, predizione, diteci tra qualche anno se non abbiamo ragione, farà più fatica a fare sexting, ok? Adesso nel Covid più o meno, ma sarà un po' più duro con gli sconosciuti nelle dating app. Ci sarà un po' di scetticismo, insomma, ma veramente il suo corpo, chissà quanti filtri ci sono, non è che si era photoshoppato, sarà più difficile, bisognerà ingegnarsi, avere dei blockchain, delle cose del genere, il che magari è un problema, dal punto di vista informativo è un problema, non potremo più fidarci delle immagini, ma dal punto di vista della diffusione non consensuale di contenuti intimi, può avere un sacco di vantaggi. 2 minuti per grafici, per dei caveat. Primo caveat, questa cosa ci vorrà del tempo perché si realizzi. Intanto continuiamo a prevenire il crimine, proteggere le vittime, punire chi fa queste cose perché fanno dei danni gravi. Seconda obiezione che ci ha fatto Massimo Leone quando gliene abbiamo parlato. Ah, bene, ma allora se volessimo portare il vostro argomento alla logica di conseguenze dovremmo riempire il mondo di deepfake. Ci abbiamo pensato, abbiamo detto dai, mettiamo le nostre 100 nostre foto nudi come allegato all'articolo senza dire se sono vere o deepfake, però ci sono delle ragioni per cui comunque riempire il mondo di porno e magari accentuare il male gaze non va bene, quindi non è una soluzione accelerazionista, non stiamo dicendo acceleriamo il declino così arriviamo presto all'antidoto, stiamo dicendo che anche se non faremo niente, comunque il mondo è già pieno di fake. E casomai la cosa importante è spiegare alle persone che certe foto non sono foto, ma forse dei deepfake. E questo è più facile con i nativi digitali, anche se è una categoria dubbia, sarà più difficile con le persone più meno avvezze. Quindi la digital literacy, questo scetticismo, dovrà essere promosso e indotto. Perché sarà un po' un casino la fase di transizione in cui alcuni vedono un'immagine e pensano di default che è uno scherzo e altri che di default che è una cosa vera. Immaginatevi uno scenario di un quindicenne che fa un deepfake non necessariamente erotico per scherzo, lo mostra un sessantenne pensando di scherzare, perché dai, è ovvio che è un deepfake, il sessantenne, magari un po' boomer da barzelletta, dice oddio, cos'è successo? Lo diffonde pensando che sia reale, si crea della disinformazione pericolosa. Nel caso dei contenuti intimi particolarmente delicata. Ultimo punto, certo, alcuni perpetratori di queste immagini potrebbero desistere perché nello scambiarsi immagini intime illecite potrebbero avere l'incertezza di dire vabbè, ma chi se ne frega, ma se volevo vedermi del porno andavo sui siti porno senza venire in questo gruppo di segaioli wannabe carcerati insieme a voi. Ma alcuni altri
uso il maschile perché purtroppo è un fenomeno non esclusivamente, ma principalmente di danni maschili contro le donne, ahimè. Alcuni altri potrebbero essere testardi e potrebbero voler supportare con questo supporto esterno, potrebbero far riguadagnare la credibilità persa all'immagine tramite elementi esterni. Qui il cosiddetto doxing. Ti mando una foto illecita di Marco Viola, ma ti do anche il link alla sua pagina Facebook in cui vedi che esiste ed è, ti do delle prove ulteriori. Quindi la battaglia di contrasto alla diffusione di contenuti intimi verosimilmente si potrebbe spostare anche sul terreno della privacy. Sta già succedendo in realtà che informazioni si accompagnano. Questa è una super volata un po' rapida, il succo dell'argomento che abbiamo sviluppato. Ora io riprendo la visuale con Cristina e Antonio e vi ringrazio per aver fatto. Beh, ti ringrazio Marco perché sei stato davvero bravo e molto chiaro nel insomma, illustrarci gli argomenti del vostro articolo, che secondo me è molto interessante, ci fa molto riflettere. E, non so, io avrei due o tre domande da porvi, però ecco, siccome diciamo ho la possibilità di farlo in tanti contesti, magari ecco, sarei curioso di vedere come reagiscono i non semiologi o i non filosofi della mente a queste vostre anche provocazioni, direi, perché insomma sono anche delle provocazioni intellettuali. C'è qualcuno che vuole intervenire o porre domande a Marco e anche a Cristina che è qui con me? Ah, io due cose le direi volentieri. Io la presentazione l'ho trovata perfetta, nel senso che questo modo di approcciare la questione è una boccata di aria fresca rispetto a ciò che solitamente si legge, prende in considerazione delle cose che sono molto giuste, adesso non è il caso di farne l'elenco, ma assolutamente rispetto a quello che è lo standard del dibattito è eccellente. Io mi chiedevo questo, io non sono un filosofo della mente, non sono nessuno, eccetera, però per usare un tuo termine, come tutti, anche io sono un po' un segaiolo. E ovviamente, essendo cresciuto all'epoca della, come dire, rivoluzione dell'internet, del 2.0 e cose del genere, io ricordo proprio a mia memoria di aver visto la genesi storica di quello che oggi chiamiamo il deepfake. Ma in realtà questa non è altro che l'ultima, diciamo, trovata tecnologica di un fenomeno che io almeno dal 2004-2005 su internet ho sempre visto. Cioè, se voi dal 2005 a oggi siete mai andati anche solo probabilmente su 4chan, che non penso che abbia bisogno di presentazioni, di gente che con un mero Photoshop, quando ancora l'IA non esisteva, faceva, non dico le stesse cose, ma a conti fatti sì, c'era già. Quindi la domanda è: c'è anche un'analisi lievemente storica o è solo il fenomeno di adesso? Perché in realtà questa cosa secondo me non è altro che, come dire, no, l'evoluzione tecnologica di un fenomeno che già esiste da molto tempo. Nei termini che dite voi, comunque, questo è importante dirlo, spesso si analizza un po' male. Allora, rispetto all'accordo interno, ma poi ovviamente Marco, qualora volessi intervenire tu, libero. Allora, grazie per la domanda, perché in realtà ci permette anche di come dire, affrontare altri scorci e prospettive sul lavoro che insomma, per il limite del tempo non sono stati pensati, non sono stati insomma, proferiti da Marco. Noi abbiamo fatto anche un excursus, un'analisi sulle varie tecniche, potremmo chiamarle di faking dell'immagine, che in realtà sono sempre esistite, nel senso forse c'è un problema quasi alla base di pensare che possa esistere un'immagine che non sia post-prodotta, e soprattutto per quanto riguarda l'immagine fotografica. L'immagine fotografica sin dai suoi albori è un'immagine che promette quella che noi in semiotica chiamiamo un'indessicalità, quindi una condivisione spazio-temporale nel momento della sua produzione, ma in realtà è sempre stata capace di insomma, mediatizzare, per dirlo in una maniera semplice, degli interventi postumi.
E ovviamente la fotografia ci ha abituato a addomesticare tutti questi interventi dal punto di vista proprio dell'esperienza. Cioè, si sono sviluppate tantissime tecniche, ma ve ne faccio presente una che molto probabilmente conoscete tutte e tutti. Vi ricordate le fotografie dei fantasmi di epoca vittoriana? Cioè, ci stiamo proprio installando nella seconda metà del 1800, la fotografia è appena, insomma, sorta e si è appena diffusa e già esistono operazioni assolutamente convincenti, tant'è che per esempio Lincoln stesso, dopo, insomma, la moglie di Lincoln, dopo la morte del marito, appunto, decide di diffondere sulla stampa statunitense tutta una serie di fotografie dove ad essere rappresentato è lo spettro del marito. Ed erano fotografie credibili, cioè erano fotografie che, insomma, godevano di una legittimità anche perché, insomma, da una prospettiva, come dire, religiosa, insomma, c'è una credenza per la quale esista una dimensione ultraterrena e quindi Lincoln poteva essere rappresentato. Quindi, ovviamente, anche per recuperare, insomma, un termine di Marco, magari queste tecnologie si accelerano delle questioni che per realtà proprio da un punto di vista anche come dire, studi visivi sono presenti da sempre. Cioè, appunto, la fotografia poi forse più che altri modi di produzione del visivo ha sempre strizzato l'occhio a questo inganno addomesticato, cioè è proprio sempre stata capace in questa commistione tra un'agency, no, diremmo, una capacità di azione umana e non umana, di produrre immagini che risultassero il più plausibilmente veridiche, ma che poi in realtà insomma non lo fossero. E quello è sempre stato un grande terreno di gioco retorico e discorsivo dell'immagine fotografica, cioè sono immagini che promettono l'esperienza di una testimonianza, ma forse potremmo anche discuterne, la semiotica lo fa sostanzialmente dagli albori della disciplina, nel fatto stesso che non esiste una fotografia che sia veramente indessicale. Marco, non so se sei d'accordo, ma visto che abbiamo poco tempo per il confronto e mi pare che la risposta di Cristina sia stata molto esaustiva, ascolterei la domanda di Juan Carlos, perché. Decisamente, decisamente. Prego, Juan Carlos. Eccomi qui. Allora, intanto saluto a Marco e all'ospite per questa presentazione. E scusate se non sono in presenza, ma purtroppo sono giorni un po' complicati. Io, il mio, in realtà, più che una domanda è un commento, nel senso che mi sembra un ambito di ricerca che ha un aspetto che lo caratterizza in questa ricerca, però più in generale, della percezione appunto di materiale generato artificialmente, di fakes, vogliamo chiamarlo con qualche solita parola in inglese. Comunque mi sembra un tema molto importante che è diventato ancora più rilevante con la cosiddetta intelligenza artificiale generativa, che ovviamente è uno degli aspetti che mi sembra ci sia maggior consenso, che è la facilità di produzione di contenuti, incluse immagini e immagini in un prossimo futuro anche di video. Completamente generati artificialmente, porranno questi temi che ha trattato Marco nella sua presentazione in maniera ancora più rilevante. Quindi mi sembra un'area di ricerca di grandissima importanza, lo era già, e adesso con gli sviluppi di questi ultimi 7-8 mesi ancora di più. Grazie. Posso intervenire perché magari anche recuperando, no, anche giusto per recuperare altri argomenti che abbiamo sviluppato nell'articolo e che insomma sui quali dibattiamo con Marco da un paio d'anni oramai a questa parte e che appunto nella presentazione sono stati trattati un po' velocemente. Io credo che il motore fondamentale o proprio la spinta vitale che ha animato i nostri dibattiti era proprio quella di pensare nei termini di una digital literacy. Che è proprio, insomma, poi in realtà, come dire, le nuove generazioni ci danno conferma del fatto che forse è più un problema di chi, insomma, da boomer, ha vissuto un'esperienza con gli artefatti visivi basati su proprio sul predominio di uno sguardo forense, cioè sull'idea che, insomma, vi sia una possibilità di produrre dei simulacri della realtà e che questi simulacri della realtà funzionino in base a dei richiami di referenti, eccetera, eccetera. Ora, non esiste, un po' come lo che dicevo prima, non esiste questo tipo di immagine. Le immagini sono sempre progettate, le immagini sono sempre manipolate.
ovvio, bisogna, insomma, cioè io credo che la diffusione di questo tipo di tecnologie in realtà sia un'ottima occasione per aprire questo dibattito e per riflettere su quali possano essere gli strumenti per una nuova alfabetizzazione del visivo, che è oggi più che mai importante. Marco, ti do subito la parola, però mi vorrei collegare a quello che ha appena detto Cristina, solo perché ci tengo a sottolineare in un contesto di ingegneri che le varie cose che ho letto io su, diciamo, le armi che dovremmo affilare per difenderci dai deepfake in futuro, dicono quasi sempre che dovrebbero essere delle armi digitali, cioè dovremmo avere dei software, dei programmi, eccetera, che ci dicano se le immagini che noi stiamo vedendo sono vere oppure no. Questa cosa mi ha sempre colpito perché ho l'impressione che molti, come sempre succede, e noi ne abbiamo parlato tante volte a Nexa, nell'ambito dell'intelligenza artificiale, desiderano attenersi alle macchine, no? Per decidere la verità di determinati tipi di discorsi sul mondo, fra cui quelli pornografici sulle persone. Mentre in un articolo che io avevo scritto sempre sui deepfake, avevo invece enfatizzato la posizione di Scarlett Johansson, la quale, essendo stata vittima, una delle prime vittime del revenge porn, perché si facevano deepfake con lei che faceva sesso, diciamo, con corpi non suoi, diciamo, ma montando il suo volto su corpi che facevano video porno, lei disse: io non ho nessuna paura che questo tipo di immagini si diffondano, perché io sarò sempre protetta dalla mia reputazione, dalla mia immagine. Allora, questo secondo me è un tema molto interessante, perché ci fa riflettere su quella cosa che io chiamo i regimi di visibilità, che sono codici, sono regole che si diffondono nella nostra società e che nel caso di Scarlett Johansson dicono che il più delle volte Scarlett Johansson viene rappresentata non come una che fa porno, ma come una persona, una diva che fa il suo lavoro, eccetera, eccetera. E lei si sente protetta da queste immagini che circolano su di lei nel mondo, perché la gente dirà: vabbè, ma noi sappiamo chi è Scarlett Johansson dai discorsi che circolano su Scarlett Johansson, perché nessuno conosce personalmente Scarlett Johansson, e questo mi protegge. Allora, c'è molta differenza, no, fra dire un software mi protegge e dei discorsi che circolano su di me, che magari anche io contribuisco a costruire, mi proteggono. Infatti io, per scherzare, quando mi invitano alle conferenze sui deepfake, dico a tutti: mi raccomando, non diffondete immagini in cui fate sesso, perché così, se diffondete immagini in cui, diciamo, la gente sa che voi non siete i tipi da deepfake, forse persone alfabetizzate come quelle di cui parla Cristina non crederanno che voi siete i protagonisti dei deepfake. Questa è un'altra provocazione che io faccio a tutti per discutere, naturalmente, perché tra l'altro sono curioso di sapere cosa ne pensano gli ingegneri, no? Che sono poi quelli che fanno le macchine che dovrebbero dirci la verità. Io vorrei aggiungere un'altra cosa che credo sia importante in questo discorso sui regimi di visibilità e soprattutto sul ruolo, no, anche discorsivo, per esempio, della reputazione. Mi porrei proprio al polo opposto, diciamo, del potere veridico della reputazione, e penserei invece al potere nocivo che ha la cultura dello stupro, perché, cioè, perché tutte queste minacce, tutte queste violenze, tutte queste perpetrazioni sono possibili perché nella nostra cultura, e dico nostra nel senso occidentale, perché non è dappertutto plausibile, esistono rappresentazioni di violenze da che c'è possibilità di riprodurre su un supporto un'immagine. Quindi, insomma, credo che ci sia a prendere in considerazione lo spettro ampio, no? Quindi anche in nome di quell'alfabetizzazione, pensare anche a un'alfabetizzazione, come dire, educativa effettiva. Questa cosa la riprendiamo se abbiamo tempo dopo, ma vorrei sentire Marco cosa ne pensa di queste provocazioni che ci vengono lanciate da tutte le parti, da Juan Carlos, da me, da Cristina.
Sì, io in realtà non devo aggiungere un granché perché su questo ci siamo sincronizzati io e Cristina. Io con la mia naivete, perché non ho tutta questa esperienza in questi argomenti, lei con la sua cultura e profondità, perché mi studia da parecchi anni le fotografie, non dico quanti perché non è educato dire quanti. Mi vengono torni da Parigi. Quindi c'è una differenza. Ovviamente noi abbiamo fatto un po' di ricostruzione storica perché è ovvio che i fake non nascono con l'intelligenza generale. Però c'è una differenza adesso, cioè che mentre le immagini dei fantasmi richiedevano una settimana di sbatti di lavoro, dovevi sapere come lavorare con le immagini, adesso io non so se voi lo vedete, ma andando su quel sito di prima, mentre Cristina dava la sua risposta, volevo enfatizzare come selezionando un paio di parametri ed evitando delle cose troppo non safe for work, io posso generare delle immagini, e queste sono bruttine, per carità, oddio. Però, insomma, è una cosa che diventa meccanizzata e si può fare su larga scala. E quindi questa dimensione un po' la Walter Benjamin, la riproducibilità tecnica dello stupro digitale, possiamo dirlo, questo è un po' un elemento di singolarità della rivoluzione dell'Inter che cambia un po' la carta in tavola. E se riuscite a farvi convincere, come Cristina ha fatto con me, anche voi, tutto sommato forse ci sta di dire bene, finalmente ora che la capacità di mentire non sarà più appannaggio di pochi ricchi con le skills, ma sarà in mano a tutti, le menzogne perderanno potere. Perché sarà... E poi ti ricordi, Marco, c'era un'altra provocazione che ci interessava all'inizio della nostra ricerca, pensare che, insomma, quando io prima ho detto ottima occasione, ovviamente anche lì c'era un po' una provocazione per riflettere su certi aspetti dell'alfabetizzazione digitale e per esempio imparare a leggere le immagini non solo da una prospettiva iconica, cioè le immagini digitali sono anche, insomma, e voi lo sapete più che noi, sono anche sigle numeriche. Cioè sono codici, allora come si fa a interpretare anche quell'aspetto dell'immagine e non solo essere abbagliati dal referente iconico lì rappresentato? Ecco, questo è un altro aspetto che insomma noi abbiamo cercato di sul cui abbiamo cercato di riflettere nell'articolo e che credo che insomma un'esperienza come quella della diffusione non consensuale di immagini intime attraverso i deepfake può insomma favorire. Ecco, la questione del codice che io condivido essere molto importante, come dice Cristina, ma che in quanto semiologo farei un po' passare da, diciamo, la sua accezione informatica a quella più semiotica, no? Secondo me è importante per capire una cosa specifica che ha detto Marco prima, no? Quando lui ha fatto riferimento alla ragazza sul sito OnlyFans che dice la gente vuole vedere il mio corpo. Io trovo che questa sia una grande ingenuità detta da quella che io definisco una proletaria contemporanea, no? Un tempo i proletari erano proletari perché l'unica cosa che avevano erano i figli. Oggi noi non facciamo più figli. E per campare, un tempo i proletari facevano i figli, adesso per campare noi l'unica cosa che abbiamo è il nostro corpo. E allora pensiamo che sia unico e lo vendiamo per cercare di sbarcare il lunario o per arrotondare o per diventare ricchi come pensiamo di meritare nella società dei consumi, che consuma il nostro corpo e quindi insomma un po' ci fa violenza, no? Perché dice se tu vuoi avere dei soldi mi devi far vedere il tuo corpo nudo, proletario, che non sei altro, che non vali niente, non conti niente. E questa ragazza secondo me non aveva capito una cosa che invece è molto legata al codice, cioè che alla gente non frega niente di vedere il suo corpo oppure no, perché nessuno farà l'amore con lei poi fisicamente, no? Dopo che l'ha vista su OnlyFans. Alla gente interessa il regime di visibilità, cioè alla gente interessa che è codificato, che di solito le donne come lei non le vedi nude, perché vedi nude le pornostar, e adesso invece stai vedendo la signora della porta accanto nuda, ma non importa che quelle siano le sue tette veramente oppure no, lei se vuole se le può rifare e probabilmente la gente abituata a vedere tette di un certo tipo sarà pure contenta di vedere che lei ha le tette perfette come quelle che fa l'intelligenza artificiale e forse può pure
evitare di faticare davanti alla telecamera, far faticare una macchina che la rappresenta. Perché la questione è questa, cioè noi dobbiamo costruire dei regimi di visibilità, ecco sì, come dice Cristina, che vadano oltre la violenza, no? Dello sguardo che vuole vedere nuda la signora della porta accanto perché vive... Non consensualmente. Anche consensualmente, perché su OnlyFans è pure consensuale, ma la signora della porta accanto che non ha altro modo per dire che sta al mondo, si merita di stare al mondo, che merita di essere pagata, se non fare vedere il suo corpo nudo. Allora, costruiamo dei discorsi in cui noi valiamo in un altro modo e vedrete che poi se la gente ci pubblica nudi, come dice Scarlett Johansson, noi non la calcoleremo. Non ho una risposta pronta, per cui piuttosto faccio spazio a una domanda che vedevo in sala, forse due, se sì, si può. Grazie. Come dicevo, in settimana era un altro incontro sugli sviluppi in realtà delle intelligenze artificiali e quindi in chiusura la domanda un po' posta era, ok, quindi come pensiamo di gestire questi sviluppi e questa credibilità sempre maggiore, come gestirla come società, e quindi i vari scenari, uno è quello diciamo più tecnologico che è stato anche citato, che appunto contro intelligenze che possono poi generare anche differenze economiche in chi può accedere a determinati software per proteggere la propria reputazione, e un approccio più normativo, più di controllo statale, diciamo, o comunque legato al potere di gestione. E poi il relatore parlava del fatto che molto si sta lavorando sul dare certificazione alle immagini all'origine, quindi nei dispositivi che quelle immagini che creano, quindi macchine fotografiche, cellulari e quant'altro. E in effetti, per esempio, tornando alla fotografia, molti concorsi di alto livello già da qualche anno chiedevano, oltre all'immagine presentata, di dare insieme anche il RAW, che un po' certificasse che quell'immagine non aveva subito elaborazioni tali da snaturarle. E quindi volevo, insomma, porre questo ulteriore elemento, come il fatto che vengano introdotte nel sistema immagini certificate che da un lato prevengono un po' il rischio di avere quei danni reputazionali di cose che poi si rivelano false, ma nel tempo in cui si rivelano false hanno già prodotto i loro danni. Dall'altro però creano un potere fortissimo su queste immagini, perché creano appunto tutto un sistema di immagini non credibili, ma nel momento in cui io arrivo con un'immagine certificata le sto dando molto più potere di nuocere e quindi come questo può impattare su quanto... C'è un esempio bellissimo che prendiamo in esame nell'articolo, e quando già cominciavamo a accorgerci che la nostra controprofezia non era tanto futuristica, il futuro era già lì che si stava compiendo, ed è l'esempio di questo Reddit, è un forum Reddit, dove le persone per esibizionismo mostravano i propri corpi nudi, spesso senza volto, problema come dimostri che il corpo è il tuo e appartiene allo stesso username, non è un corpo finto, non sta rubando immagine. Fai così, prendi, scrivi il tuo nome dell'account, tanto è inventato questo, e fai a pallottoli, poi spallottoli. Perché? Perché ha voglia trovarla una rete generativa che faccia così, ok? E quando io vedo che qualcuno ha una cosa come si faceva nei film di rapimento con il giornale di oggi. Ecco, seguo la tua provocazione perché è una cosa interessante. Avevo condiviso con Juan Carlos, non so se è ancora online, qualche giorno fa, un articolo del filosofo Daniel Dennett, ultraottuagenario, un genio, ma secondo me in questo caso più ultraottuagenario, come dire, genio, che dice: oddio, le fake persons è un problema, dobbiamo dare i bollini di garanzia delle persone reali. Piccolo problema. Se noi accettiamo che le immagini delle persone abbiano il bollino di garanzia di reale, il giorno che arriva quello che sa contraffare il bollino di garanzia, e poi tu abbassi anche quelle difese epistemiche che invece sono incertezza, cioè affidare troppo anche la soluzione normativa che ha nei suoi meriti diventa un fuoco molto, cioè un backfire molto pericoloso, secondo me. Posso
Posso intervenire? Vorrei intervenire su due fronti. Anzitutto sul commento in chat, e mi piacerebbe come far presente che a noi proprio questa equazione non interessa per niente. Il problema per noi è quello sulla consensualità. Infatti, io quando si stava parlando di OnlyFans sono intervenuta proprio per quello. Insomma, io, per esempio, ho una visione molto più tranquilla, capisco perfettamente il problema etico di sfruttamento dell'immagine propria e, come dire, la proletarizzazione nei termini che diceva Antonio, ma io non credo che vi siano dei problemi con la nudità, la sessualità, proprio per niente. Lì, quello sul quale noi stiamo cercando di fare centro è esattamente il problema della consensualità, perché tutti questi esempi che Marco vi ha presentato avevano al centro, esatto, questa dimensione consensuale. Poi invece sull'ultima domanda, far presente un piccolo dibattito che abbiamo avuto qui con Antonio. È vero, esistono queste operazioni, diciamo, di certificazione dell'unicità degli artefatti digitali, però anche quelle sono problematiche perché che dispendio energetico comportano, no? Questi tipi di operazioni, Pensiamo alla blockchain, come no? le Usare la blockchain, no? blockchain, che è una delle soluzioni di cui si legge, no? Per risolvere questo problema. E anche lì, un'altra volta, è un problema, insomma, del nostro turbocapitalismo, per dargli una definizione di facile comprensione. Quindi, insomma, è una cosa che è in atto, e quando con Marco abbiamo iniziato a lavorare 2 anni fa non esistevano le AI text to image. Quindi, insomma, evidentemente siamo anche nel pieno di questo magma. C'è molto da riflettere, e collettivamente, evidentemente. Ecco, c'è molto da riflettere. Mi pare che siamo arrivati a un'ottima conclusione, no, del nostro incontro. Noi di solito finiamo esattamente alle 2, ma oggi c'era molto interesse, molto di cui dibattere, quindi mi fa piacere aver allungato un po' il confronto con i nostri ospiti, che ringrazio perché sono stati davvero bravi a sollecitare le nostre riflessioni. Beh, se volete potete leggere l'articolo e poi magari farci sapere cosa ne pensate. Credo che Anita abbia diffuso sia l'articolo originale che anche quelli Esatto. Sì. divulgativi che abbiamo fatto. Ringraziamo quindi per questo. Grazie. Arrivederci, grazie. Grazie. Ciao Marco. Ciao Marco. Bisù.